Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizzeremo insieme un paio d'orecchini con questi due vasi per cameo, questi due filigrane, diciamo, chiamiamole filigrane, e con la resina del Resin Pro. Come potete ricordare che ho fatto il video, me l'ha gentilmente donata Danilo Laporta, che diciamo il capo dell'azienda, tra virgolette. Qui ho preparato la mia resina. Come vedete, ogni volta per me è uno stupore, non so come farvi capire. Non ha nessuna bolla. Allora, andiamo a realizzare questi orecchini utilizzando questi due vasi per cameo, questi due filigrane, questi due tipi di brillantini. Ma voi giustamente potete usare tutti i tipi di brillantini che volete. Ma per prima cosa dobbiamo andare a togliere questa parte della filigrana, perché ecco perché non mi entra dentro il cameo. Andiamo a tagliare. Qui ho la mia tronchesina e rompo qui la mia filigrana. Caspita, che duro! Ecco, e tolgo anche questa parte di qua. Perfetto, adesso mi entra perfettamente, come potete vedere. Vado a fare lo stesso con l'altra e ci rivediamo dopo. Ecco qui, adesso le ho tutte e due pronte, come potete vedere. Ecco qui, sono entrambe pronte e andiamo a preparare il cameo. Allora, togliamo questi. Allora, prendiamo uno dei nostri delle nostre due basi. Prendiamo la resina e piano piano lo andiamo versando dentro il cameo. Solo dentro il buco, mi raccomando. Perfetto, metto qui, prendo l'altro e faccio la stessa cosa. Cioè, questa resina è uno spettacolo, ragazzi, veramente, ve la consiglio come una sorella, va. Perché non ho mai trovato niente di così perfetto, devo essere sincera. Ecco qui. Qui adesso sono pronti. E andiamo a prendere i nostri brillantini. Ma prima di spargere il brillantino ovunque, metto sotto il cameo, no, metto qualcosa di plastico, anche un tovagliolino di carta, perché sennò riempirò tutto di brillantini. Allora, prendo, ecco qui, i brillantini color questi violetto, diciamo, e li vado spargendo sopra. Non vi preoccupate se sporcate tutto il resto del cameo, perché poi ovviamente quando sarà asciutto potremo togliere l'eccesso. Ecco qui, e faccio lo stesso dall'altra parte. Spero che mi vediate bene. Ecco qui. Adesso è riempito fino a metà i brillantini viola. Adesso prendo i brillantini rosa e faccio lo stesso, però dal basso verso l'alto. Ecco qui. Adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte.
Qui mi sembrano un po' pochini. Perfetto. Metto il tappo ai brillantini perché se no li vado perdendo in tutta la casa. Adesso dobbiamo aspettare circa, diciamo, un'oretta, mezz'oretta, così, che la resina diventi, meno liquida e poi mettiamo le filigrane. A dopo. Allora, è passata un'oretta circa. Scusatemi se uno già l'ho fatto, ma l'ho fatto perché volevo, vi faccio vedere, scusatemi, volevo provare se la resina era pronta per fare questo lavoro. Infatti è pronta. Adesso andiamo a fare anche l'altro, così poi dobbiamo aspettare poi che si asciughi completamente per fare l'altra parte della creazione. Allora, prendiamo la nostra filigrana con una pinzetta e andiamo a posizionare la farfalla nello stesso punto dove l'altra. Qui. Ok, meglio non prenderla in questo modo. Perfetto. Ed ecco qui. Adesso aspettiamo completamente che si asciughi la retina e poi continuiamo. A dopo. Eccoci qua con la seconda parte del video. Allora, qui dentro la retina l'ho appena versata, dobbiamo andare a mescolarla perché, ah, guardate, la resina è dura. Ecco qui. Mi metto così il telefono così vedete meglio. Adesso dobbiamo andare a mescolare la resina perché l'ho appena messa dentro il bicchiere, non l'avevo ancora mescolata. Come vedete non ha fatto assolutamente bolle. Aspettate che così non viene a mescolare. Perfetto. Adesso andiamo a prendere i nostri cameo. E iniziamo a, aspettate, a mettere la resina in questo modo. Proprio a goccine. Ops. Aspettate un secondo, così. In questo modo. Finché non riempiamo il cameo completamente. Non è fatto. Come non si vede bene, ma si è fatta una leggera bombatura pure, perché ovviamente deve sembrare che sia un cameo. Ecco qui, perfetto. Adesso sono finiti. Vi faccio vedere un po' da vicino. La metto a fuoco. Dai. Oh. Ecco. Adesso sono finiti. Dobbiamo solo aspettare che si asciughino. Ed ecco qui il risultato. Finalmente la parte superiore che abbiamo fatto con la resina, come vedete qui, così, si è asciugata e finalmente gli orecchini sono pronti.
Adesso dobbiamo solo mettere il gancino qui per poterli poi indossare, ma così già sono perfetti. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!